Bentrovati, una trasmissione interamente dedicata alla musica, musica d'autore, musica che avrete modo poi di apprezzare durante i nostri quotidiani 10 minuti. Ci fermiamo per parlare di questo evento in programma noto all'interno del Teatro Tina Di Lorenzo, un gala concert del Moveo International. Capiremo, scopriremo, conosceremo i protagonisti della serata e iniziamo con il presidente del Moveo International, che è anche compositore, Riccardo Maira. Questo sodalizio opera in tutto il mondo, ma ha sede a Caltanissetta. Ben trovato, maestro. Io le chiedo subito, visto che ho detto operate in tutto il mondo, però poi mi soffermo e penso tutto il mondo e si arriva a Noto, la capitale del barocco, il Teatro Tina Di Lorenzo, riconosciuto universalmente come una bomboniera. Perché questa scelta? In realtà io ho visitato il teatro circa 2 anni fa e sono rimasto proprio sbalordito dall'architettura barocca e appunto dalla bellezza dell'acustica della sala. E quindi ho pensato, dovrei fare qualcosa prima o poi in questo teatro, e da lì è nato appunto questo progetto che poi ha coinvolto molti miei colleghi da tutto il mondo che sono appunto qui, che suoneranno stasera, e anche degli artisti locali, per esempio il coro lirico siciliano, che appunto sono delle piccole gemme qui che meritano tantissimo, cioè proprio un talento particolare che deve essere appunto anche riconosciuto. Maestro, io parlavo di musica d'autore perché l'ho presentata come il presidente, ma lei è anche compositore, e sbirciando qua e là abbiamo scoperto che ci sono in programma stasera pezzi composti da lei. Sì, praticamente avrò 2 premiere questa sera, un brano che è praticamente un brano corale per combinazione soprano, soprano e alto, che ho scritto in latino, quindi il testo è anche originale, scritto anche da me. Questa è una premiere mondiale. Invece l'altro brano è ispirato a Sogni di notte di mezz'estate di Shakespeare. Sì. Quest'altro brano invece ha avuto la sua premiere a New York già l'anno scorso. Questo brano appunto è stato scritto in una maniera particolare, perché io in inglese, questo è in inglese praticamente, sì, ho preso il testo di Shakespeare. Praticamente ho stampato il testo, l'ho ritagliato parola per parola e ho creato un nuovo testo e una nuova storia, che appunto è quest'opera. È molto adesso intrigante, sì, questa, sì, esatto, operazione. Sì. Sì. Abbiamo ascoltato qua e là qualche pezzo, ma rientriamo, è ancora il foyer del Tina Di Lorenzo che ci ospita, con me il maestro del coro lirico siciliano, il maestro Francesco Costa. Un'operazione, maestro, un po' complessa, non dico complicata, perché c'è da fare i conti con New York, anche se, come dicevo prima, il sodalizio opera a Caltanissetta, però ecco, come vi siete raccordati? Guardi, la cosa più bella è che il coro lirico siciliano, che io dirigo da 10 anni e presieduto da Alberto Munafò, che è qui accanto a me, con la direzione artistica di Giovanna Collica, è l'unico coro
pur essendo, avendo sede in Sicilia, ad aver ricevuto gli International Opera Award nel 2017, gli Oscar della lirica in Cina, e io unico maestro del coro nel 2016 a Verona. Il fatto che per la prima volta noi come coro lirico siciliano, nonostante la nostra decennale attività, cantiamo per la prima volta a Noto, e questo grazie ad un festival che addirittura ha sede a New York, quindi cioè, siamo nel massimo della internazionalità, e quindi sicuramente un grande piacere venire in questo meraviglioso teatro, sicuramente questa cittadina della Valle del Barocco, anche perché noi vantiamo alcuni artisti del coro che sono proprio della città di Noto, come Francesca Iacono ed altri, ed è sicuramente un'emozione esibirsi nella propria terra. Da quest'anno il coro lirico siciliano non solo estero, non solo Cina, non solo Giappone, ma soprattutto Sicilia. Ci crediamo veramente della nostra terra. E infatti abbiamo ideato il Festival dei Teatri di Pietra Siciliani. Per la prima volta il coro lirico siciliano è riuscito a mettere i tre principali teatri di pietra, quindi il Teatro Greco di Siracusa, il Teatro Antico di Taormina e il Teatro Greco di Tindari sotto un'unica egida, con la Tosca di Puccini, che invito sicuramente il pubblico alla prima rappresentazione, alla premiere il 13 luglio al Teatro Greco di Siracusa. Finalmente un ritorno dell'opera. Opera fatta dai musicisti, fatta dagli artisti, senza impresari, eccetera. Quindi una grande gioia per noi veramente lavorare la nostra terra, per la nostra terra e con la nostra terra. Quindi stasera un grande festival qui a Noto che continuerà per tutta poi l'estate con la Tosca di Puccini per il Festival dei Teatri di Pietra. Il maestro Francesco Costa ha introdotto la presenza, ed è qui con noi, di Alberto Munafò, che è il presidente del coro lirico siciliano, ma al tempo stesso stasera si esibirà perché fa parte del coro. Questa duplice veste che porta stasera a Noto, un presidente che poi diventa un collega dei coristi. Sì, innanzitutto buonasera. Io vorrei innanzitutto dire che la nostra è una realtà che esiste da 10 anni sul territorio, diciamo, regionale siciliano e che si porta, diciamo, in tutto il mondo. Questa sera siamo a Noto, siamo felici di essere qui nella nostra terra, grazie appunto all'organizzazione Moveo International, grazie al dottor Maira, al maestro Maira.
Io sono, ho in realtà una triplice veste, diciamo così, perché da una parte nasco come tenore, ho studiato chiaramente per fare questo mestiere. La metteremo alla prova tra qualche istante. Assolutamente, con piacere. E, dopodiché abbiamo fondato 10 anni fa questa associazione, il Coro Lirico Siciliano, che insomma adesso conta 60 associati, è un coro che arriva fino a 90 elementi insomma, di organico. E quindi sono stato investito in tutti i sensi di questo, del compito diciamo di presidenza dell'associazione. Sono 10 anni che sono anche presidente dell'associazione e da quest'anno mi trovo anche nell'intento di fare l'organizzatore, perché appunto, come diceva il maestro, quest'anno noi stessi abbiamo preso in mano l'organizzazione degli eventi in Sicilia per l'estate lirica diciamo della Sicilia. Come nasce nella fattispecie la collaborazione col Moveo International? La collaborazione col Moveo International nasce grazie a una amica comune, diciamo così, un'amica comune che ci ha presentato, perché appunto il dottore Maira era alla ricerca di un coro prestigioso che potesse interpretare il Requiem di Mozart e gli altri brani che eseguiremo, Traviata ed altro, e questa amica comune appunto ha presentato il nostro coro come un ente diciamo di prestigio che potesse appunto ricoprire questo ruolo, e quindi ci siamo conosciuti tramite questa amica comune. E quindi è una collaborazione magari destinata a durare nel tempo? Deve durare. Sì, assolutamente. Noi categorico, il maestro deve durare, non deve ci sono durare, condizioni, no. Ha dettato già le regole, assolutamente continuerà. Sì. Assolutamente sì, noi siamo felici di questa collaborazione, anche perché abbiamo trovato delle persone insomma molto cortesi, molto gentili e professionali, e in questo ambiente non è così facile trovare persone sia capaci professionalmente che anche umanamente di un certo rilievo diciamo. Sappiamo bene che quando vi strappiamo a qualche ora dall'inizio della serata, durante le prove al vostro lavoro, si ha sempre con la testa, ci si gira per sentire come fa. Quindi noi vi auguriamo un in bocca al lupo e vi lasciamo al vostro lavoro. Come si dice. Sempre vive il lupo. Grazie a quanti ci avete seguito, l'appuntamento è per domani.